progetto camminasse e arrivasse quasi alla fine. Ancora non siamo alla fine, il traguardo è lontano perché bisogna fare tante altre cose, però siamo sulla buona strada. E credo che Liliana e Maria siano stati importanti in questo progetto, non soltanto per la Via Goti, perché abbiamo coinvolto nel progetto di risanamento del centro storico più di 100 artisti provenienti da ogni parte del mondo. E questo per me è già un bellissimo traguardo. Poi permettetemi di dirvi che è straordinario il fatto che il progetto si completa con la gente. Se non ci foste voi interessati, carichi di entusiasmo, a visitare questi vicoli, probabilmente sarebbero soltanto dei musei mummificati e senza vitalità. Invece la presenza di tanti miei concittadini, magari della mia generazione, che da 50 anni, da 60 anni non passavano per queste strade, contribuisce a creare un interesse straordinario. La presenza, tra l'altro, multietnica, la presenza di cittadini che hanno una religione, una lingua diversa, ci aiuta non soltanto perché propagandiamo ulteriormente il carattere della nostra città, una città ospitale, pronta ad affrontare chiunque, pronto a confrontarsi con chiunque, una città ospitale che può diventare un modello per mezzo mondo, almeno sicuramente per tutta l'Europa. Ho il piacere anche di cogliere l'occasione per ringraziare quanti attraverso associazioni del volontariato, attraverso club service, attraverso le loro attività, contribuiscono a propagandare ulteriormente la grande storia della nostra città. Se tutte le città hanno una storia, tenere nascosta questa storia è un peccato mortale. Noi abbiamo cominciato con la strada del purgatorio per uscire da questo inferno. Grazie a tutti, un abbraccio.